Ho anticipato già un elemento importante, l'occupazione resta e le chiedo subito, resta anche quel bel primato per la nostra regione Marche, cioè siamo a parametro chiaramente con il numero di abitanti la regione più industriale delle Marche oppure la crisi ha dato un colpo anche a questo piccolo primato? No, qui c'è addirittura una notizia positiva perché noi eravamo al 15° posto tra le regioni più manifatturiere d'Europa a causa proprio della crisi, alcune sono scese e noi siamo saliti nella classifica di Eurostat, per cui ormai siamo all'11°-12° posto. E questo è un indicatore anche di tenuta del nostro sistema produttivo, ovvero delle nostre imprese familiari che sono legate molto alla famiglia, molto all'imprenditore. L'impresa non è un fatto speculativo, non serve per fare i soldi, serve come momento anche di sicurezza familiare, per cui anche in un periodo difficile si riesce a non guadagnare, a non fare ammortamenti, si riesce in sostanza ad affrontare meglio le situazioni di difficoltà che non un'impresa finanziaria che invece ha la trimestrale e deve presentare agli azionisti quello che è stato fatto in quel periodo e se non ci sono i risultati gli azionisti se ne vanno. Da questo punto di vista la nostra economia è sicuramente molto più solida e può guardare a lungo periodo.